Oggi parliamo di onde elettromagnetiche. Prendiamo soltanto indietro qualche piccolo suggerimento sulle lezioni precedenti. Ricordiamoci che la forza elettromotrice indotta, sempre lei, è uguale a meno la variazione di flusso del campo magnetico B nel tempo. Ma questa, nelle quattro equazioni di Maxwell, l'avevamo scritta come la circuitazione di E, campo elettrico, cioè il lavoro compiuto lungo una linea chiusa, è uguale a meno la variazione di flusso del campo magnetico in delta, nel tempo delta t. A questa equazione, che era un'equazione di Maxwell, ne corrisponde un'altra per simmetria, avevamo detto, che contiene la corrente di spostamento. La circuitazione di B è uguale a mu0, che moltiplica I, corrente che circola all'interno di un circuito, più mu0 per ε0 per la variazione del flusso di E nel tempo. Fantastico. Queste due equazioni, equazioni di Maxwell, ci fanno capire una cosa. Adesso io provo con i colori a vedere se noi abbiamo il campo magnetico qua e il campo magnetico qua, e abbiamo il campo elettrico qua e il campo elettrico qua. Naturalmente queste due coppie di colori verde e rosso ci fanno capire che se c'è un campo elettrico c'è un campo magnetico, e se c'è un campo magnetico c'è un campo elettrico. Questo si traduce in una sorta di complicità tra campo elettrico e campo magnetico. Se c'è E, ci deve essere B, e se c'è B, ci deve essere E. Non può esserci campo elettrico se non c'è anche un campo magnetico. Che cosa otteniamo quindi? Che all'oscillazione di un campo magnetico, per così, c'è sempre un campo elettrico che oscilla per così, e noi lo sapevamo perché ricordiamoci che E e B, già nel filo elettrico succedeva questo, sono sempre tra di loro perpendicolari. Ricordiamoci anche le famose spirali intorno a un filo. Eccezionale. Se proviamo a disegnare questa realtà di campo elettrico e campo magnetico in un grafico, otteniamo quello che è incredibile: l'oscillazione del campo elettrico perpendicolare all'oscillazione del campo magnetico. Figura molto molto esplicativa. Noi abbiamo un'onda che sta avanzando da sinistra verso destra in questo modo, come se ci venisse di fronte, ci venisse incontro. Quest'onda ha una lunghezza d'onda lambda, che è questa qua, quindi lambda è questa lunghezza d'onda, quindi tra un punto inizia l'oscillazione e termina l'oscillazione, sia quella rossa che quella blu. Abbiamo quella blu che rappresenta il campo magnetico B, eccolo qua, e quella rossa che rappresenta il campo magnetico E. Quindi E sta oscillando per così, in alto e in basso, così. Abbiamo il campo B che sta oscillando per così, su e giù, così, e tra di loro ci sono 90 gradi, quindi sono perpendicolari tra loro, e l'onda, la nostra onda elettromagnetica, sta avanzando per così. Quindi abbiamo qua la direzione del campo elettrico E, qui abbiamo la direzione del campo magnetico B e la direzione di propagazione, quindi l'avanzamento dell'onda, con una velocità V è questa qua. Quindi se volessimo
valutare questo sistema, abbiamo una terna di assi perpendicolari fra loro, su cui possiamo scrivere tre vettori, il vettore E, il vettore B e il vettore V, che rappresenta la velocità di propagazione. Tipicamente le onde elettromagnetiche si muovono con una velocità C, che è quella della luce, perché la luce è un'onda elettromagnetica, che vale 3 per 10 elevato a 8 metri al secondo. Quindi, che cos'è la luce? Ci sono diverse interpretazioni, ma una di queste è che la luce è un'onda elettromagnetica, quindi porta con sé campo elettrico e campo magnetico. Quindi energia, eccetera, eccetera, eccetera. Alcune luci noi le vediamo, alcune luci noi non le vediamo, perché il nostro occhio, l'occhio umano, è sensibile a una piccolissima parte di queste onde elettromagnetiche. Il fatto che la frequenza sia costante è uguale sia per il campo blu, vedete che l'oscillazione è questa completa, sia per il campo rosso, a questa oscillazione, ci fa dire che un'onda elettromagnetica ha una lunghezza d'onda unica sia per il campo magnetico che per il campo elettrico, quindi avrà una lunghezza d'onda che ovviamente si misura in metri, perché è una lunghezza d'onda costante. Ed è una caratteristica di un'onda elettromagnetica. Vedremo poi più avanti che questa caratteristica determinerà addirittura il colore della luce. Allora, visto che l'onda elettromagnetica è determinata da un'oscillazione, come la produco? Come produco un'onda elettromagnetica? Produco quindi un'onda elettromagnetica. La cosa più semplice è creare un circuito oscillante, ovvero un alternatore, un solenoide dentro il quale scorre corrente, che sarà una corrente alternata, quindi una corrente che oscillerà. Sappiamo bene che in questo solenoide ci sono delle linee di campo magnetico B che sono disposte così e che ci sono delle linee di campo elettrico che spingono gli elettroni nel circuito. A questo punto, questo potrebbe tranquillamente essere quello che tutti conosciamo con il nome di antenna, quindi semplicemente facendo vibrare elettroni in un'antenna. Questa è un'antenna. Se l'antenna vibra, intorno ad essa si producono delle onde elettromagnetiche di frequenza, lunghezza d'onda e frequenza, costanti. Benissimo, questo naturalmente vuole dalla parte opposta una antenna che vibri con la stessa lunghezza d'onda e frequenza per poter ricevere l'onda elettromagnetica che arriva. Quindi se viene investita da un'onda elettromagnetica vibrerà con la stessa lunghezza d'onda e con la stessa frequenza e noi saremo in grado di decifrare quello che ci è stato inviato. Dobbiamo costruire una radio ricevente. Un ricevitore, che può essere una televisione, che sia una radio o che sia un occhio, per esempio. Il nostro occhio è un ricevitore di onde elettromagnetiche.
Ciao.